Andrea, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Senti, io ti do del tu, perché siamo insieme a prendere un caffè qui alla Moka Yen. Questa è la migliore occasione per prendere un caffè direttamente dal torrefattore. Ecco, questa è una delle case del caffè di Pistoia. Sì, siamo una torrefazione che è storica. Noi siamo pistoiesi doc, perché in realtà siamo un'azienda familiare alla quinta generazione, quindi insomma il nostro DNA è un DNA caffeicolo principalmente. Senti, il caffè ovviamente è nella tradizione di noi italiani. Sicuramente Esatto, sì. un caffè la mattina ci vuole, poi magari forse a metà mattinata qualcheduno riesce anche a rinunciarci, però dopo pasto, specialmente se il pasto è buono, ci vuole un buon caffè. Se questo è l'aggancio con la manifestazione di Toscana in Bocca, diciamo è un aggancio ottimo, perché in realtà il caffè è il minimo comune denominatore con gran parte della nostra alimentazione. Ecco perché appunto i prossimi giorni dal 24 al 27 aprile a Pistoia, alla cattedrale che è uno spazio industriale recuperato, ci saranno più di 20, 30 chef pistoiesi che metteranno a disposizione le loro esperienze, i loro piatti, eccetera, ma ci sarà anche il caffè Moka Yen. Assolutamente, quindi sarà un connubio, credo, ideale, perché insomma, come ho detto prima, noi faremo da ponte fra i vari produttori e i vari ristoratori. Noi cercheremo di fare il nostro meglio, come quello che noi facciamo ogni giorno quando lavoriamo, cercando di offrire un buon espresso per chi poi voglia concludere un pranzo o una cena nel migliore dei modi. Senti, ti voglio portare un pochino fuori però dal tuo settore tradizionale del caffè, perché se no parliamo soltanto di caffè e basta. Sei anche un amante della cucina, mi immagino. Assolutamente, assolutamente. Senti, che piatti della cucina toscana ti piacciono? Ma allora, io vado abbastanza sul tradizionale, quindi comunque piatti tipo ribollita o comunque sono un amante della pasta, quindi comunque tutte le sue varie forme e declinazioni. Per continuare poi con piatti a base di carne, cioè quindi bistecche, quindi tagliata, ecco questi piatti che sono tipici della nostra cultura alimentare. Era il bello della diretta, Andrea, squillano proprio i No, no, ci telefoni, in mancherebbe. diretta è un piacere. Senti, ovviamente dopo questi piatti, che poi vanno anche accompagnati da un buon rosso, ci vuole un caffè, non c'è nulla da fare. Assolutamente, assolutamente. Infatti noi promuoviamo il caffè anche di qualità, e spesso il caffè è proprio quello che è a coronamento, no? Di un buon pranzo, di buona cena, quindi noi cerchiamo anche di fare capire questo ai nostri clienti, cioè che molto spesso l'ultimo ricordo che si ha quando ci si alza da tavola di un buon ristorante è proprio questo, quindi è l'ultimo biglietto da visita che si lascia molte volte in tasca al cliente finale. Senti, una delle cose che mi ha colpito della tua azienda è il fatto che voi avete anche una scuola di caffè. Assolutamente, assolutamente, perché non è nostra pretesa insegnare o presunzione insegnare a diventare baristi, però in realtà, siccome questo è un mestiere che, ahimè, molte delle volte non ci si improvvisa così semplicemente, è essenziale creare quell'elemento fondamentale che fa sì che molte volte un'attività sopravviva, e che è la professionalità. E noi abbiamo questa scuola da all'incirca 5-6 anni, dove insegniamo le regole base per fare da un semplice espresso, che così semplice a volte non lo è, a un cappuccino, latte arte e tante derivazioni della caffetteria. Perfetto, sicuramente anche voi riuscirete a stupire i visitatori della Toscana in bocca. Io sicuramente un paio di caffè te li vengo a scroccare.
Ci vediamo alle Cattredate, zona Pertini, dal 24 al 27 aprile. Grazie. Ciao Andrea, grazie a te e grazie ovviamente a Mocayenne. Buonasera.